Clubhouse di rugby, ormai sono passate più di due settimane dalla partita che ha sancito la promozione del 15 di Caltanissetta, le emozioni del capitano, il tuo primo pensiero qual è stato? Dopo la partita il primo pensiero un po' è stato quello di dispiacere, perché dopo sei vittorie consecutive ci credevamo, portare a casa il primo posto e la vittoria del campionato sarebbe stato un bel traguardo, però è durato poco. Alla fine abbiamo pensato alla stagione che abbiamo concluso, a come avevamo iniziato, ai miglioramenti che ci sono stati durante la stagione, quindi io mi posso ritenere più che soddisfatto della squadra, così come tutti gli altri giocatori sicuramente, e anche la società e la dirigenza. Tolti gli allenamenti, l'impegno profuso durante la stagione, lo spirito di sacrificio che sono connaturati allo sport, a tuo giudizio qual è stato il quid, l'ingrediente speciale che ha consentito a questa squadra di raggiungere questo obiettivo? Ma senza ombra di dubbio quello che ha dato più di tutti al nostro cammino, alla nostra società, è stato il gruppo che siamo riusciti a formare in questi mesi. Siamo stati un po' l'esempio di come il rugby, di come questo sport unisce tanti ragazzi, chi è più o meno giovani, provenienti da città diverse, sono riusciti a sacrificare famiglia, lavoro, studio per giocare insieme e per giocare a rugby, formando un bel gruppo. E sicuramente questo è stato un fattore cardine che ci ha fatto evolvere nell'arco della stagione e ottenere i risultati che abbiamo ottenuto. È tempo di andare in vacanza o già cominciamo a pensare, non dico a programmare, ma a pensare alla prossima stagione? No, già stiamo pensando alla prossima stagione, sicuramente c'è un po' più di rilassatezza, però è bene continuare a mantenersi allenati. E quindi continuano gli allenamenti, faremo dei progetti anche prima dell'estate, durante l'estate, tornei di beach rugby con le belle giornate che avanzano e che ci aspettano. È importante appunto tenersi allenati anche per mantenere l'allenamento mentale, quindi rimanere concentrati in modo da non dover ricominciare a settembre tutto da capo. Chiusura dedicata al pubblico. Quest'anno la Nissa Rugby festeggia 10 anni di attività. La sensazione è che piano piano gli spalti si stiano cominciando a riempire. Finalmente si vedono le persone, si vede qualche tifoso, ma si vede qualche appassionato di sport, che probabilmente è la cosa per noi come società più importante. Sì, è bello vedere la domenica sempre facce nuove, sempre nuove persone che vengono, che si incuriosiscono, che ci domandano. Questo vuol dire che qualcosa a Caltanissetta la stiamo costruendo. Ancora è poco, però considerando appunto che fino a 10 anni fa qui non c'era nulla e che adesso riusciamo a disputare le partite in un impianto del genere e riusciamo ad avere un pubblico così numeroso, sicuramente ci dà gioia ed è anche questo un simbolo che ci vuol dire che stiamo facendo bene.